ragazze, ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Allora, oggi spacchettiamo altre uova di Pasqua. Io sono estremamente indecisa se terminare con il prossimo video e aprire il baule grandi firme lei fondente. Sapete, vi ricordo sempre che per ora ne ho trovate solo due, mi manca quello grande da 500 grammi, non riesco a trovarlo in nessun modo e quindi sto valutando di rinunciare e di aprire solo quelle due qui con voi e con questo chiudere tutto il panorama uova, anche se ancora non siamo a Pasqua, o se volete che io continui. Fatemi sapere, ma in ogni caso fatemi sapere anche quale uova volete che io spacchetti. Di moltissime di cui mi avete chiesto io non le riesco a trovare in nessun modo. Tante altre mi sembrano così, non tanto banali, perché nessuna sorpresa, nessun uovo è mai banale, ma ad esempio le kinder secondo me hanno fatto di tutto i video e poi sono oramai, diciamo, della kinder io rispacchetto volentieri perché mi piace il cioccolato, ma fondamentalmente è veramente tanto pubblicizzato che effettivamente sappiamo già cosa c'è dentro, al massimo non sappiamo il modello, cioè tipo sappiamo Minnie, non sappiamo Minnie come sta, se è seduto all'impiedi, se è un, non so, un portacarte, quello che è, però sono comunque cose che bene o male sappiamo. Invece altre uova un po' più particolari sono estremamente curiosa. Io avrei voluto tanto spacchettare con voi le uova di un discount, ma purtroppo nella mia città, cioè nel mio quartiere, nella mia zona discount non ce ne sono. Dovrei andare in periferia, ma io non ho la macchina e quindi nada. E non lo so, fatemi sapere voi ancora quali uova volete che io spacchetti, almeno dello stesso tipo, che ce ne siano un paio, in maniera che ne posso aprire due. Infatti una di voi mi ha chiesto, anzi più di una di voi mi ha chiesto tantissimo di spacchettare le uova di Barbie. Qualcuno una di voi mi ha chiesto di spacchettare le uova di Barbie della Kinder, ma quest'anno non l'ha fatto. Quindi ho trovato chi ha fatto le uova di Barbie e ragazze le ha fatte la Dolphin. Se non erro, la Dolphin è la prima volta che la vediamo sul mio canale come brand, quindi benvenuto alla Dolphin, battiamo le mani. O meglio, battiamo le uova. Allora, vi dirò, sono entrambe della Dolphin. Io ho cercato tantissimo altri brand che hanno fatto uova di Barbie, in maniera da fare anche un confronto di brand di cioccolato, di tipologia di sorpresa, ma non le ho trovate. Però della Dolphin ho trovato questi due tipi, stesso brand, due pack diversi. Esaminiamoli. Allora, sul pack chiaro abbiamo il collarino, ma cioè io finirò questi video e mai mi verrà spontaneo. Allora abbiamo il collarino con due Barbie, poi voi tra l'altro sapete che io oltre a collezionare Puffy colleziono Barbie, quindi quando ho letto apri le uova di Barbie praticamente mi avete invitato a nozze, sappiatelo. Detto ciò, allora Dolphin, cioccolato al latte finissimo, esaminiamo bene. Il pezzo ha la carta con tutte Barbie sopra, ovviamente, è chiara e grigio con Barbie, diciamo, di tutti i tipi, di tutti i mestieri, di tutte le tipologie, anche di varie etnie, se non erro, sì. E niente, sul collarino, come stiamo vedendo insieme, c'è scritto in ogni uovo Barbie, che lascia intendere che in ogni uovo esca una Barbie. Ovviamente, date le dimensioni dell'uovo, sicuramente non ti esce la Barbie Mattel, quella di vendita, ma ti uscirà una mini Barbie, io così vado ad intendere. Per il resto l'uovo è da 220 grammi e io ho conservato anche il prezzo, ed è costato 8,99 €. Ora vediamo l'altro, giusto ve li faccio vedere ora a confronto, perché così dopo avendolo aperto non abbiamo più la velocità di confronto visiva che abbiamo ora, perché li abbiamo ancora insieme tutti e due. Allora, l'altro pack, devo essere sincera, mi piace di più ovviamente per il colore, quindi Super Fucsia è à pois ed ha le scritte Barbie, anche su questi pois ogni tanto c'è la scritta Barbie. Il collarino ha sempre due Barbie di due etnie diverse, però sempre cioccolato al latte finissimo, senza glutine eccetera eccetera, anche questo identico se non erro di quanti grammi sei? Di 220 grammi, ho già rimosso, 220 grammi, c'è però una differenza, per questo io ho pensato di acquistarli, perché comunque ho detto c'è qualcosa di diverso. La differenza è che qui c'è scritto con Surprise Fashion.
mia domanda è: quali saranno queste sorprese fashion? Accessori? Non so, braccialetti? Qualcosa per i capelli? Perché comunque il prezzo è molto contenuto. È per bambini, quindi è, diciamo, porta una sorpresa per bambini, non per adulti. E quindi qualcosa mi dice che qui avremo un accessorio e qui avremo una bambolina. Quale apriamo per prima? Io sono curiosissima su questo, ma voglio, secondo me anche voi siete curiosissime su questo e quindi vi lascio in suspense insieme a me e apriamo prima questo. Quindi adesso togliamo il collarino. Quelle? Abbiamo lo scotch. Voi sapete quanto io detesto lo scotch sulle uova, ma perché? Tra l'altro è anche pericoloso, cioè tu così togli lo sfizio ai bambini di aprirsi l'uovo, perché hanno bisogno delle mamme o dei papà, dei genitori comunque, che gli diano l'avvio. Non va affatto bene questo, cara Dolphin. L'anno prossimo l'accettino. Sotto, lì, andiamo ad aprire. Eccoci, allora ormai questo movimento ci deve essere sempre di buon augurio e lo farò sempre. Allora ragazze, spacchettiamo, io sono curiosissima, ma sono super 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 curiosissima. Allora ditemi voi quale Barbie amavate, qual è la vostra Barbie preferita del cuore? Ed eccolo qua, togliamo questo. Cosa c'è qui dentro? Come vogliamo aprire questo, ragazze? Di pugno? Andiamo? Quindi, aspettate che mi si vede la tuta, è più bello, è più bello la chance. Ritorniamo all'apertura. Come lo vogliamo rompere? Oramai l'ho rotto in tutti i modi, vogliamo fare di nuovo mossa karate. Ci serve questo. Allora, per la super mossa karate, uno, no, è storto, uno, due, tre. Vuole! È schizzato dovunque! Vediamo, vediamo, vediamo. Ragazzi, sono curiosissima. No! Che carina! Ma lo ce l'amo! Ragazzi, voglio tutte le uova di Barbie. Fantastica! Ovviamente io non ho preso le forbici. Mi dai un aiuto? C'hai un avvio? Dimmi che hai un avvio di apertura. Ma perché fanno queste cose? Cioè, i bambini hanno necessità di chiedere ai genitori. Ecco qua, no, mi rimangio tutto. Allora, vediamo il cartoncino. Sul cartoncino penso che ti fa vedere quante ce ne sono. 2, 4, ci sono 6 Barbie diverse. Eccole qua, adesso io le voglio tutte. E ragazze, guardate che carina. La Barbie dei miei sogni, bionda, capello lungo e con un simpatico cagnolino abbracciato. No, vabbè, mi piace un sacco. Scarpe fucsia, yeah! Questa, sinceramente, me la metto sul comodino, mi piace troppo, anzi la metto vicino al PC. Ma adesso andiamo a fare la prova assaggio. È troppo carina! Ma l'avete vista? Vabbè, qui non si vede tanto bene. Si vede meglio di là, si vede meglio dall'inquadratura, diciamo, dell'apertura, ma adesso prova assaggio. C'è ancora la plastichina. Prova assaggio, ragazzi, è un pezzo piccolissimo. Buona, 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 buona. So che io praticamente vi ho detto buona 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 per tutte le uova che ho aperto, ma cioè, come si fa? Il cioccolato è sempre buono. Ma adesso apriamo questo con sorprese fashion. Cosa sarà? Devo sapere, devo spacchettare. Apriamo. Dirò, io stessa ho paura di aprire questi perché sono talmente stretti che ti scappa la forbice. Cioè, qua davvero uno di questi giorni facciamo in diretta un trancio di dita. Cioè,
guardate che no, la fatica, io non mi capacito, perché fanno ciò? Che faticata, ho perso un sacco di energie per aprire questo uovo, dopo ho bisogno di più cioccolato per riprendermi. Andiamo ad aprire. Allora, in questa super mega sorpresa fucsia, questa carta fucsia, in questa sorpresa fashion, quale sarà? Che cosa sarà? Wow, quanto è bello, va bene. Questa volta l'uovo lo voglio rompere sul pavimento, quindi 1, 2, anzi tolgo la mano, sennò sono capace pure di tirarmelo sulla mano. 1, 2, 3. Cos'è? Barbie? Smalto per unghie Barbie. Cioè ragazze, io che non ho smalti, diciamocelo. Se sapete quanti smalti ho, scrivetemelo qui sotto nei commenti. O se comunque conoscete le mie bacheche smalti, la mia costrizione a dover fare il cambio smalti, ovvero il cambio estivo di smalti, cioè fra un po' io dovrò togliere autunno inverno dalla parete e dovrò mettere primavera estate perché ne ho troppi. Detto ciò, abbiamo un bellissimo smalto, o meglio abbiamo un pack pazzesco di uno smalto. Vediamo lo smalto di che colore è, deduco che sia fucsia. Ragazze, abbiamo lo smalto fucsia. Ma lo sapete che questo fucsia è proprio bello? Appena faccio il cambio di stagione degli smalti, lo metto subito nella bacchechina e lo userò. Voi lo sapete che io lo userò. Andiamo a fare la prova assaggio. Allora, ragazze, vi devo dire la verità. Io di queste sorprese di Barbie sono rimasta, sinceramente, piacevolmente colpita. Ma veramente piacevolmente colpita. Perché sono delle sorprese che comunque a una ragazzina, una bambina, fanno piacere. Perché se collezioni le bamboline, le tieni in camera tutte carine, anzi le vuoi tutte, ma i regali fashion per una bambina sono davvero utili, cioè non è quella cosina che te ne fai e poi la butti, no, cioè lo smart lo utilizzi. Ora io non ho visto, aspettate, fatemi pensare, ecco, non ho visto se ti dice che cos'altro c'è, ma non credo, non te lo dice, cioè non sappiamo quali altri regali fashion ci saranno, magari degli ombrettini per giocare, dei rossettini, chissà, sono curiosissima, a questo punto io voglio sapere, ragazze, per favore ve lo chiedo, se avete visto altri spacchettamenti di uova Barbie, non questo delle bamboline, perché ormai sappiamo che ne escono un tot, quelle sono, ma del nuovo questo fucsia con i regali fashion, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa è uscito, sono curiosissima. Ma adesso facciamo la prova assaggio, prendiamo un pezzo più piccolino perché qua con tutto questo cioccolato. No, non devo. Ma lo sapete che questo è più buono di quello? Eppure penso che siano gli stessi. Vabbè, sto andando proprio in... sono ebra. Va bene, ragazze, e anche oggi abbiamo rotto le uova. Ragazze, io vi ringrazio di essere, ragazze e ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me in tantissimi, perché in questo lungo cammino che io ho chiamato vlogster, da vlog e da Easter Pasqua, perché vlog Pasqua non mi piaceva tanto, comunque in questo lungo cammino ci ha accompagnato pian piano alla Pasqua. Direte voi, ma come finisce qui? No, come sapete io ho ancora le uova a grandi firme Bauli, lei da aprire, me ne manca uno, se lo troverò in tempo per il prossimo video spacchetteremo tutte e tre, altrimenti solo i primi due, mi manca quello grande grande, e quello sarà, penso, credo, l'ultimo video, il definitivo, perché poi per la settimana di Pasqua non so se
ci riposeremo. Non so se farò dei video cioccolatosi in cui useremo e farò delle ricette in cui useremo tutta la cioccolata che ho accumulato, sempre se ci arriva, perché i pancini se la mangiano, i pancini la richiedono, o se torneremo ai normali video. Spero davvero con tutto il cuore che tutti voi nuovi iscritti, che vi siete, diciamo, iscritti un po' per le uova di Pasqua, un po' perché vi hanno incuriosito questi video e avete deciso di darmi una possibilità e di iscrivervi e di dare un occhio ai miei video, spero che i miei prossimi video, i miei contenuti vi piacciono. Io spazio un po' su tutto quello che c'è nella mia testa, nella mia vita, non è un canale tematico, io vado sulla moda, vado sullo shopping di altro genere, vado sulla cancelleria, vado su vlog ogni tanto quando riesco a farli, vado sulla qualunque, perché mi piace dare a voi un po' di me, un po' di tutto quello che c'è in me e non solo una piccola parte. Ovviamente ci sono anche sempre su Instagram, lì vi do tanto di me perché comunque è un rapporto più diretto, ma spero davvero con tutto il cuore che voi restiate, e quindi ci vediamo al prossimo video, che vi dico penso sia l'ultimo spacchettamento, e chiuderemo in grande con le uova grandi firme Lei Bauli al cioccolato fondente. E mille baci baci, ciao.